Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, video pre-cena sulla Fiorentina. Vi invito ad iscrivervi a questo canile, a far iscrivere tutti quelli che conoscete, tutti i tifosi della Fiorentina, a seguirmi sui social qui elencati. Seguite violapresses.com, che è un sito che vi dà notizie e info sulla Fiorentina, mi raccomando. E prima di iniziare voglio dirvi due cose. Allora, la prima è che domani torno a casa. E ho ultimato il discorso degli abbonamenti, ma ve lo presento domani a casa tranquillamente, probabilmente domani sera senza fretta, quindi aspetto di andare a casa domani. Altra cosa che volevo dirvi è che non so se vi ricordate l'anno scorso, ma feci tre video, uno per reparto, in cui oltre al cattomercato andavo a dare i consigli per gli acquisti alla Fiorentina, per i difensori, per i centrocampisti e per gli attaccanti, facendo un lotto di 5, 6, 7 nomi per reparto che potevano essere buoni per noi. Farò lo stesso anche quest'anno, lo farò sabato, domenica, lunedì. Farò un video non per reparto, ma proprio per singolo ruolo. Nel senso che sembra che la Fiorentina cerchi un difensore giovane, e andrò a dire giovane, insomma, di qualsiasi età, vado a dire quelli che possono essere i profili migliori. Stessa cosa farò per il centrocampista, stessa cosa farò per il bomber. Anche se sapete che io non andrei a comprare centravanti, bomber e via dicendo, ma se come sembra dobbiamo prenderlo, almeno vado a dire dei nomi che possono andare bene, possono agganciarsi a quelli che abbiamo già. Altre cose non ne ho da dirvi di aggiuntive. Ho visto che, vabbè, a parte l'articolo che ho visto sul figlio di Commisso che ho messo su Twitter, ma ho visto soprattutto che si intende puntare su Biraghi. A me va benissimo, nel senso che cioè, io capisco gli scetticismi o la scontentezza se hai la possibilità di arrivare a un Marcos Alonso, no? Che allora dico, beh, se mi porti un Marcos Alonso, Biraghi vedo di dargli un'altra sistemazione. Ma se le alternative sono Spinazzola, Sema, Zappa, Zappa Costa, questa gente qua, ma mi tengo Biraghi tutta la vita, che è un nazionale. È tutta plusvalenza, è un nostro, un bravissimo ragazzo, ma mi tengo Biraghi tutta la vita. Io sono contento se resta Biraghi. Spero resti Biraghi e che giochi in fascia con noi l'anno prossimo e che sia il padrone della fascia sinistra della Fiorentina. Sono contento se resta. Sono contento di questa operazione che si è rimandato indietro d'Albert e si è ripreso Biraghi. Ma a me va benissimo Biraghi, ok? In questo caso, vedete, io che sono quello che dicta, che mi lamento sempre, sono quello che si lamenta, che non si lamenta, e tutti gli altri si lamentano. Va bene. Detto questo, volevo dirvi che i nomi dei difensori, dei centrocampisti e del bomber con cui fare i tre video li avrei già. Sarei andato giù da dei miei amici turchi che hanno una stamperia, ma avevano finito il doner. Avevano finito il doner, quindi è una battuta simpatica questa che potete riutilizzare e quindi non ho potuto stamparli, li faccio da casa. Detto questo, facciamoci serie e veniamo alle questioni di oggi. Torreira. Ma allora, Torreira è un giocatore che mi piace molto, che vedrai bene nel nostro centrocampo, è un mastino che abbina cervello, ragionamento tecnico e tattico, qualità anche grinta, garra, è veramente un giocatore completo. Forse l'unica pecca è il baricentro un po' basso, ma non è neanche quello un problema per il suo ruolo. Non è un problema. È un ottimo giocatore, però vi dico la seguente cosa: non mi stupirei se tra una settimana o due venisse fuori il barone o il Pradè di turno a dire, ragazzi, non è mai stato un nostro obiettivo, oppure ragazzi, guardate che. Chiedono cifre fuori dai budget, perché se voi vedete il calciomercato che è stato fatto la scorsa estate, voi ditemi quanti nomi di quelli che sono arrivati la stampa ne aveva, cioè li aveva azzeccati. Boateng non mi sembra sia stato preceduto da rumori di stampa, Gezal nemmeno, Pedro forse solo in ultima, Lirola neanche tanto, Gezal non ne parliamo, Igor in inverno non ne parliamo, Agudelo non ne parliamo, Kouame non ne parliamo. Quindi voglio dire, a essere gentili, a usare un eufemismo, non è che la stampa ci abbia proprio beccato tantissimo con i nomi della Fiorentina. Non ne parliamo quest'estate, che se uno mi fa la conta generale dei nomi, che l'abbiamo fatta nel compendio Melchiorri, vengono fuori quattro squadre, di cui arrivi finora zero. Quindi voglio dire, vista l'anda,
Viste le parole anche di Commisso Barone così l'altra sera, non mi stupirei se tra una settimana e mezzo, 2 settimane, venisse fuori Barone, Commisso, Pradè a dire: ma in realtà Torreira non è mai stato un nostro obiettivo. Quindi vediamo cosa succede, ma stiamo molto vigili. Perché qui c'è una grande differenza, secondo me, che riguarda anche per esempio De Paul. Adesso è ritornata fuori la cosa che De Paul e la Fiorentina continua a seguirlo perché è sempre piaciuto e si rivorrebbe De Paul, ma l'Udinese per De Paul chiede 40 milioni. È un giocatore totalmente fuori budget, fuori portata. Io non credo neanche che la scorsa estate siano stati offerti i 35 milioni per lui, non credo siano stati offerti per Suso, non credo siano stati offerti per Tonali e non credo che ci siano state quelle serie di 4-5 offerte fantasmagoriche che sono andati avanti per mesi a dire che avevamo fatto per dei giocatori. Non ci credo minimamente. Perché qui purtroppo c'è una differenza tra eventuale interesse e trattative su cui secondo me un po' ci si marcia, nel senso che anch'io posso vedere una Mercedes classe ZXY per strada e dire: ah, caspita, che bella macchina, piacerebbe anche a me comprarmela nuova. Ma un conto è dire questo, un conto poi andare a riportare che io sono andato in concessionario, ho fatto l'offerta e il concessionario aveva detto di sì, però alla fine è saltato tutto perché io ero svenuto e sono dovuto andare al pronto soccorso e quindi non abbiamo potuto ultimare l'acquisto. E questa è la differenza, cioè tu l'interesse lo puoi manifestare per un sacco di giocatori, ma da qui a dire che la trattativa è concreta, che l'offerta è stata fatta e che il rapporto, diciamo, di compravendita esiste ed è serio e paritario, è tutto un altro paio di maniche, su cui a mio avviso spesso le cronache ci riportano cose non corrispondenti al vero. Va bene, quindi non mi stupirei se anche su Torreira venisse fuori tra una settimana o due che noi il giocatore non l'abbiamo mai cercato, ok? De Paul non ne parlo neanche perché quello proprio ci credo zero. Per quel che riguarda Bonaventura, chiudiamo con back Jonaventura. Ma allora, a me il giocatore piaceva prima di sta catena di infortuni un po' che ha avuto. Poi è tornato da sti infortuni ed è diventato un po' un giocatore bolso, un giocatore che sembra aver dato il meglio, sembra sempre che faccia un po' fatica, sempre un po' estraneo dal gioco, sempre un po' che cammina. E quindi ad oggi è un giocatore che non è che ti entusiasmi, infatti se tu guardi la concorrenza con la quale te lo devi andare a contendere, si parla di Benevento, Crotone, cioè evidentemente più di qualcuno si è reso conto che non è più il giocatore di 6-7 anni fa, no? E poi soprattutto tatticamente non capisco cosa ci serva, cioè posto che un Torreira avrebbe un suo senso anche in un 3-5-2, ma Bonaventura in un 3-5-2 dove lo piazzi? Poi vi dico un'altra cosa, a me del 3-5-2 piacciono tutte le filiazioni, cioè il 3-4-1-2, il 3-4-3 ancora di più, il 3-4-2-1. Ecco che se tu prendi Bonaventura, magari puoi optare per un 3-4-2-1, magari con Bonaventura e Ribéry e la punta davanti. Però capito, non è una roba immediata che dici ho un 3-5-2, piglio Bonaventura, dove lo metto? Non è una domanda semplice, quindi non vorrei fosse un altro acquisto fatto così perché, capito, ci credo a Bonaventura, ci credo, perché è proprio quell'occasione di mercato di cui ha parlato Commisso l'altra sera, che ha detto: noi così la squadra, diciamo, è sostanzialmente pronta, cerchiamo di cogliere le occasioni di mercato. Per certi versi quella di Bonaventura lo è, ma stiamo attenti dal passare dalle occasioni di mercato alle figurine. Perché una cosa, cioè un giocatore è un'occasione di mercato se corrisponde al mio disegno, al mio progetto, al mio disegno tattico, alla mia idea di squadra e magari è libero per delle sfortunate coincidenze, ecco come lo vado a prendere. Però per sapere se Bonaventura è ciò, bisognerebbe capire qual è il nostro progetto, qual è il nostro disegno tattico e cosa vogliamo fare. Non lo so, è capito. E quindi, diciamo, io limitandomi a quello che vedo, dico Bonaventura, cioè una cosa positiva dell'acquisto di Bonaventura, oggi voglio essere ottimista, potrebbe essere quella magari dell'esperienza, del fatto che è un giocatore che avendo giocato nel Milan, anche in Europa, è uno che magari ti può alzare il tasso esperienziale. Però per il resto penso che dei giocatori buoni, se non migliori, ce ne siano anche a prezzi accessibili.
questo vi dico, e cercherò di trovarli anch'io in questi giorni. Ditemi cosa ne pensate e un caro saluto, a domani.